Sono io che ringrazio il professor Cosentino per l'invito e voi per essere presenti a questa chiacchierata che sarà in italiano. Mi dispiace per chi, diciamo, non ha una gran confidenza con questa lingua, ma se mi trovo discretamente a mio agio a parlare di chimica in inglese, mi ritrovo di meno a mio agio nel parlare di storia della chimica e nello specifico di frodi scientifiche. Ecco, il problema delle frodi scientifiche, appunto, si è presentato durante questo, no, diciamo, in due tipi di circostanze. Prima di tutto, diciamo, nella pratica professionale, dove forse un po' come tutti, a volte ho incontrato qualcuno che, diciamo, non si comportava proprio nel modo migliore per quanto riguarda la presentazione dei risultati della ricerca. E quello che mi faceva rabbia è che queste persone poi magari facevano carriera più in fretta delle altre, per riassumere. E in secondo luogo, negli studi, diciamo, di storia della chimica, ai quali mi dedico da più o meno dal 2000, sono sempre stato interessato a questo campo, però, diciamo, ho preso a coltivarlo in maniera più intensa, a partire, più o meno da quindicina d'anni fa. Ecco, oggi vi parlerò di quella che è ritenuta la prima classificazione delle frodi scientifiche. Vedete, se andate a Firenze e visitate i locali della cosiddetta Tribuna di Galileo, che furono inaugurati, se non ricordo male, nel 1841 in occasione del terzo congresso degli scienziati italiani, trovate una serie di allegorie della scienza. E ce n'è una che credo proprio faccia al caso nostro. È la verità. La verità. Verità è una parola molto grossa. Noi sappiamo tutti che verità nei diversi campi, la parola verità assume significati abbastanza differenti. Quindi una caratteristica della scienza dovrebbe essere la verità, l'operare nella ricerca della verità. Tuttavia, basta un po' di esperienza per essere d'accordo con Newton, non è Newton, è un Newton più vicino a noi, quello di cui parliamo, che diceva che gli scienziati non sono quasi mai quei puri amanti della verità che vengono descritti nei film o nei miti utili a se stessi. In realtà, essi sono spesso odiosamente competitivi l'uno con l'altro e la loro ricerca della verità è talora indistinguibile da una corsa al primo posto. Questo libro di Newton, Roger Newton, La verità della scienza, è un libro abbastanza interessante da questo punto di vista che io consiglio a chi vuole sviluppare un po' l'argomento. La questione però sta uscendo dai laboratori, cioè mentre chi
si occupa di ricerca scientifica, come dicevo prima, si è certamente imbattuto in qualche episodio o situazione, diciamo, abbastanza discutibile da questo punto di vista. Ora anche l'opinione pubblica è diventata, per una serie di ragioni che qui non staremo ad approfondire, molto più sensibile al problema, diciamo, della cattiva condotta in campo scientifico. Questa è la copertina dell'Economist mi pare adesso non vedo tanto bene, ma dell'ottobre circa del 2013, dove c'erano diverse pagine dedicate all'argomento e, diciamo, l'articolo dell'Economist fu ripreso, diciamo, con grande risalto anche dai giornali italiani. Quindi questa, tra virgolette, diceria, sta diventando, come dire, un po' di dominio pubblico. Vediamo cosa c'è sotto. Beh, parliamo di verità. Come dicevo prima, il concetto è molto importante, molto difficile. Ecco, in campo scientifico, personalmente sono abbastanza d'accordo con questo fisico, peraltro celeberrimo, che da un discorso pubblico affermò che ogni concetto scientifico è da qualche parte su una scala graduata, tra, ma non in fondo, l'assoluta falsità o l'assoluta verità. Certamente, in contrasto con la verità scientifica, c'è la frode. Cosa si intende per frode? Beh, per frode si intende o l'inganno diretto a ledere un diritto altrui, oppure l'artificio o astuzia malvagia con cui si sorprende l'altrui buona fede. Una favola che tutti conoscono e che è un capolavoro, anche forse dal punto di vista etico, dà una rappresentazione della frode, che è quella che vedete nella vignetta, che è, diciamo, è difficile dimenticare, fin da bambini, insomma. Quindi, se ci sono questi dubbi sulla correttezza di scienziati e ricercatori, anche famosi, è lecito, come ha fatto qualcuno, chiedersi se la storia della scienza debba essere proibita ai minori. Parliamo della storia della scienza non edulcorata, non retorica, non quella degli aneddoti, ma della storia della scienza, diciamo, onesta. Ecco, non si può dire che tanti scienziati famosi siano dei buoni modelli, specialmente per i giovani. Ecco, ed è per questo motivo che può sorgere il dubbio di raccontare a un ragazzo come sono andate veramente le cose. Forse è meglio farlo per gradi, quando, diciamo, l'esperienza e la maturità aiutano a vedere le cose in maniera, diciamo, diversa da quando
si crede ancora a certi miti. Certo che la storia comincia presto. Voi tutti, penso, avrete sentito, almeno una volta, parlare di Robert Boyle, della legge di Boyle. Sapete che per quanto riguarda la chimica, e anche la fisica, forse Boyle segna un punto di discontinuità molto importante. Allora, se voi leggete questo libro, che fra l'altro ha un titolo che presenta un po' un certo gioco di parole, perché questi primi, diciamo, scienziati moderni, se così possiamo dire, erano ancora legati per tanti versi al passato. Quindi nel campo della chimica non c'è stato un momento di passaggio brusco fra l'alchimia e la chimica moderna come l'intendiamo noi. Dice Boyle: mi preoccupa con rammarico che perfino scrittori eminenti, sia medici sia filosofi, che posso facilmente nominare, si siano da un po' di tempo in qua lasciati ingannare a tal punto da pubblicare, da usare come fondamenti degli esperimenti chimici che indubbiamente non avevano mai eseguito. Perché, se così fosse, avrebbero scoperto, come ho scoperto io, che sono falsi. 1660-61, giù di lì. Allora, veniamo alla parte centrale di questa chiacchierata. Riguarda Charles Babbage, londinese, nasce nel 1791 e muore nel 1871, che è considerato un matematico, che è considerato un po' il pioniere dell'informatica. Vedete, il Science Museum di Londra, è stato ricostruito un modello, della sua macchina delle differenze, no? Una specie di calcolatore, uno dei, possiamo dire così, uno dei primi calcolatori, costruiti. Esiste una sua biografia, che è stata tradotta anche in italiano con l'introduzione di Vittorio Marchis di Torino e che è davvero interessante. Quindi noi sappiamo molte cose di questo personaggio. Abbiamo detto che nacque nel 1791, compie i primi studi vicino a Exeter, li prosegue in una scuola nei dintorni di Londra, poi a Cambridge, entra al Trinity College nel 1810 e a sinistra è raffigurato in varie età nella sua vita. Nel 1810 acquista un libro che all'epoca era considerato per la matematica uno dei libri più importanti a disposizione, il Traité de la Croix, e decide, insieme ad alcuni amici, di tradurlo. È un tipo molto attivo, fonda anche una Analytical Society, nulla a che fare con la chimica analitica, che è un po' il mio campo di specializzazione, dove questi giovani, appunto, lui e i suoi amici, si incontravano per discutere di questioni scientifiche. Si laurea nel 14, nel 28
ottiene la cattedra cosiddetta lucasiana di matematica. Nel 1832 pubblica la sua opera più importante, che vedremo fra un po'. Poi nel 1939 si dimette appunto dall'università per dedicarsi completamente al calcolatore, alla costruzione del calcolatore, la cosiddetta macchina delle differenze, che diventerà successivamente la macchina analitica. La storia del calcolatore di Babbage è molto travagliata. Si trattava di ottenere dei finanziamenti, questi gli vengono inizialmente dati, poi si interrompono, poi vengono ridati. Insomma, questo ci interessa relativamente. Muore nel 1871. Quello che è interessante, vedete, è che nel 1815 pubblica il suo primo lavoro. Sul calcolo delle funzioni. Trova anche in rete facilmente. Ha 24 anni. L'anno dopo diviene fellow della Royal Society. In generale questo in passato succedeva abbastanza spesso, no? Grandi scoperte sono state fatte da giovani, proprio dell'età di Babbage, insomma. Quello sotto è la prima versione inglese del traité di La Croix, che Babbage appunto tradusse insieme a Herschel, fra l'altro l'astronomo e un altro personaggio. Era di famiglia ricca. A un certo punto, anzi, il padre morì, lasciò una cospicua eredità e lui praticamente si dedicò agli studi e basta, perché quello che aveva ereditato gli era sufficiente. È un personaggio impegnato anche politicamente. Impegnato politicamente. E intorno al 1830 partecipa alla campagna elettorale per Lord Cavendish, che doveva rappresentare, diciamo, Cambridge al Parlamento, e si impegna anche, partecipa, diciamo, come dire, a quel fermento che porterà alla importante legge del 1832, importante legge di riforma dell'Inghilterra. Qui vediamo in un quadro del tempo il Parlamento che approvò appunto il cosiddetto l'atto di riforma. Ecco, questi anni, diciamo, di fermento, cui partecipò più attivamente alla vita politica e così via, sono gli anni anche in cui pubblicò le due opere più famose. Una è si chiama Sull'economia delle macchine e delle manifatture. È un trattato di economia, di politica economica, economia politica. Che fu, pensate, fu tradotto in italiano praticamente dopo pochissimi anni. In questi disegni invece vediamo dai suoi appunti alcuni schemi delle sue macchine da calcolo, ai quali intanto si dedicava. Ma due anni prima dell'economia delle macchine e delle manifatture, aveva pubblicato questo libro di cui parleremo un po', perché
si intitola Riflessioni sul declino della scienza in Inghilterra e su alcune delle cause. È un libro polemico, parecchio polemico. È un libro che, come una sterzata, oggi si direbbe una scossa, all'establishment culturale del tempo. Ed è il libro in cui si occupa delle frodi degli scienziati. Pensate che l'anno dopo, 1831, viene fondata l'Associazione Britannica per il Progresso della Scienza. Qui nell'immagine c'è un biglietto del primo meeting inaugurale e a destra c'è una foto, immagine, del promotore e fondatore di questa associazione, che fra l'altro era un ecclesiastico. Allora, il cosa trattano le riflessioni sul declino della scienza? Io ho cercato un po' di estrarre da questo testo i punti principali. Allora, prima di tutto tratta della influenza reciproca fra la scienza e l'istruzione. Del modo, no, di indurre individui a coltivare la scienza, dello stato delle società, diciamo, scientifiche e culturali in Inghilterra, in particolare dello stato della Royal Society, ancora, punto 5, delle osservazioni, scientifiche, 6, i suggerimenti per il progresso della scienza in Inghilterra, le conclusioni e l'appendice. Per quanto riguarda le osservazioni, ci sono tre paragrafi. Il primo è sulla precisione minuta, sull'estrema precisione. Il secondo è sull'arte di fare le osservazioni. Il terzo è sulle frodi degli osservatori, cioè degli sperimentatori, insomma. E sarà quello il 5, diviso in queste tre parti, sul quale ci fermeremo un po'. Volevo solo dire due parole sul primo, cioè sull'istruzione. Babbage è molto critico con il sistema educativo inglese del suo tempo. In certi punti si possono estrarre delle frasi che sembrano calzare a meraviglia anche per noi, purtroppo. Certo che dopo 200 anni non fa molto piacere, però è così, cioè Babbage denuncia l'ignoranza per quanto riguarda la scienza delle classi dominanti e dice anzi che una prova di questo lo si ha dalle riunioni parlamentari, laddove traspare proprio l'incompetenza in campo scientifico dei personaggi chiamati a prendere decisioni politiche. Quindi ignoranza diffusa per quanto riguarda, diciamo, la cultura scientifica, mancanza di cultura scientifica,
che è quello che più o meno anche oggi si osserva in larghi strati, diciamo, anche del nostro paese, della popolazione del nostro paese. E suggerisce alcuni rimedi, naturalmente di intervenire sulla scuola, di raggruppare le materie e obbligare gli studenti a studiarle a gruppi in maniera che uno non abbia una specie di alibi per non studiare, quindi non so, la chimica insieme alla geologia, la fisica e così via. Insomma, varie cose sulle quali adesso non ci soffermiamo di più. La sezione 3 sulle frodi degli osservatori comincia con questa frase bellissima, che ho evidenziato in giallo, che è una constatazione molto importante, cioè che le ricerche scientifiche sono molto esposte alle incursioni, diciamo, di coloro, chiamiamoli imbroglioni, insomma. E quindi lui cercherà, lui si aspetta di ottenere la riconoscenza di coloro a cui spiegherà a quali, diciamo così, rischi sono esposti e anche, diciamo, spera che le sue osservazioni funzionino come deterrente nei confronti di futuri malintenzionati, sostanzialmente. La classificazione delle frodi scientifiche, secondo Babbage, prevede quattro tipi di frodi scientifiche. L'hoaxing, che si potrebbe tradurre mistificazione, imbroglio o beffa. Forging, i ragionamenti basati su osservazioni mai effettuate, il trimming, cioè l'esclusione dei risultati più lontani dalla media in una serie, diciamo, di misurazioni, il cocking, cioè il ricorso a pochi valori concordanti, estratti arbitrariamente da una popolazione più vasta per forzare le conclusioni nel senso desiderato. Se voi ci pensate, io non so, questi giorni voi che avete la fortuna di assistere a tutte queste conferenze, lezioni, penso che almeno in qualcuno di questi casi vi possiate ritrovare anche oggi. Chiaro? Tratta questi casi uno per uno, anche con esempi. Il primo, quello dell'oxing, riguarda un certo Giuseppe Gioeni, cavaliere di Malta, lui specifica cavaliere di Malta, non capisco bene, insomma, a cosa serve questa specificazione, però c'è, il quale aveva trovato su una spiaggia siciliana, dei resti di una conchiglia. E sulla base di quei resti, lui costruisce una pubblicazione scientifica, descrivendo come doveva essere questo nuovo genere di testaci, addirittura come si muoveva sulla sabbia,
Insomma, come se l'avesse veramente incontrata e osservata nei suoi comportamenti, eccetera, eccetera. L'Encyclopédie méthodique, recepisce appieno questa truffa, questa beffa. Tant'è vero che se voi guardate alla pagina 263, di un altro dizionario, il dizionario delle scienze naturali, trovate proprio questa gioenia, perché addirittura gli aveva dato il nome, il suo nome, établi par le chevalier Joeny, corpo di cui descrive la forma, eccetera, eccetera, eccetera. E si tratterebbe praticamente di questo oggetto. Questo è un caso proprio di Hoxing. Una cosa completamente inventata. Poi quanto riguarda il secondo tipo di frodi, ecco, di un altro personaggio che, anche questo era un cavaliere, non so, si vede che forse nonostante il titolo nobiliare erano particolarmente portati a ingannare il prossimo. Si chiamava, è citato come lo Chevalier d'Angot. Ecco, questo personaggio descrive una cometa, per esattezza è detta la seconda cometa del 1784, che verrà, diciamo così, smentita, come scoperta, molto tempo dopo. Vedete, è citata Nature del 1877 e sono citate le osservazioni e i calcoli di questo Encke, il quale, appunto, rivela anche questo tipo di frode. Degli altri due casi, cioè del trimming e del coking, credo che quasi tutti quelli che fanno attività sperimentale, che di laboratorio, possono aver avuto una qualche esperienza diretta. Perché, badate bene, si comincia da studenti a fare questi giochetti, eh? Ma si comincia da studenti ed io, insomma, cerco di impiegare tutte le mie forze per, come dire, far capire che questa è una cosa completamente sbagliata e anche inutile. Ma ci sono anche dei motivi didattici per i quali si fa. È che per accontentare i docenti, a volte si preferisce tirar via i risultati, diciamo, più discutibili, dimenticando che esiste la statistica, no? Allora, di quelli non dirò più di tanto, insomma. Non dirò più di tanto, se non che il trimming naturalmente serve per apparire più bravi, no? Cioè per avere un gruppo di dati più omogeneo, più concordante, togliendo, diciamo, le code laterali. E il cooking è cosa ancora più grave, perché nel primo caso, tutto sommato, la media dovrebbe rimanere circa quella, e nel secondo
le questioni sono ben diverse. La sezione sulle frodi di Babbage finisce però, dopo aver trattato il cocking, con alcune considerazioni che sono valide ancora oggi. Tutte sono valide, ma queste sono particolarmente valide. Cioè, dice, guardate che questi artifici vi danno una popolarità e una stima al momento, ma quando meno ve l'aspettate, in sostanza, se avete barato, questo si vede, anche a distanza di molti anni, anche, come dire, nei momenti più impensati. A me verrebbe da dire che intanto però l'interessato ha fatto carriera, ma insomma è chiaro che sono piani diversi di valutazione, anche morale. E allora avete una curiosità, Babbage, proprio per sottolineare questo aspetto che prima o poi la frode può venire scoperta, cita un professore italiano, che è un certo Gazzeri, professore di chimica a Firenze. Una curiosità, la Società Chimica Italiana, Divisione di Chimica Analitica, ha una medaglia intitolata a questo Gazzeri. E in genere quando gli analitici di oggi chiacchierano fuori, dicono ma c'è questa medaglia, non sappiamo chi è. Ecco. Invece, per esempio, questo Gazzeri, vedete, pubblicò, fra le altre cose ovviamente, un mezzo per riconoscere se da una carta si sia fatto scomparire il carattere. Cioè un problema molto serio in campo notarile, eccetera, eccetera, no? Cioè documenti alterati, in maniera da far scomparire certe scritte e così via. Allora lui aveva trovato che, ha fatto una serie di indagini sull'effetto di vari reagenti chimici, sull'inchiostro e così via. Poi aveva trovato che esponendo al calore le scritte ritornavano fuori anche se erano state cancellate. Quindi un mezzo per scoprire delle frodi. Ma vediamo qualche caso che può essere interessante ai fini di capire meglio la classificazione di Babbage. Questo è un fisico molto famoso che prese il premio Nobel per la fisica nel 1923. Quelli sono i suoi appunti manoscritti, I suoi quaderni sono stati riscoperti che non è molti anni, non è molto tempo, e hanno offerto un'occasione di studio su una questione di cui lui era stato un momentino accusato, proprio di cocking. Pensate a un premio Nobel. Per che cosa è celebre Millikan? Millikan è celebre per aver misurato la carica dell'elettrone. E qui nel suo disegno, vedete, praticamente c'è un piccolo schema, dopo vedremo l'apparecchio che è molto più in grande, in cui è riassunto l'apparato sperimentale. Vedete, questa è una pompetta che contiene dell'olio minerale. Qui a destra c'è un condensatore, due piastre caricate, fra i quali è due piastre appunto ai quali è conferito una certa differenza potenziale. L'olio viene nebulizzato fra le due piastre. Naturalmente vengono fuori delle gocce minutissime, dimensioni circa un micron, che sono sottoposte in questa camera all'azione della gravità, della viscosità, del mezzo e del campo elettrico. Con calcoli opportuni si riesce a determinare la carica
e vedere che la carica che assumono le varie goccioline è multipla sempre di un certo valore. Il valore minimo è la carica dell'elettrone. Questo è l'apparato sperimentale di Millikan. Ora, di cosa è accusato Millikan? Millikan è accusato di aver pubblicato soltanto i risultati che andavano d'accordo con la sua teoria. Però, vedete, bisogna mettersi in testa una cosa, cioè, intanto nel campo delle frodi ci sono diverse sfumature, di diversa gravità, dallo studente che diciamo, aggiusta i decimali di una certa misura sperimentale, a chi magari copia 50 lavori altrui prima che se ne accorgano altri. Però ci sono anche delle frodi che possono proprio essere discusse sul piano scientifico, cioè se sono veramente frodi o non lo sono. Allora, nel caso di Millikan, vedete, sono questi due libri. Che sostengono due tesi opposte. Quello di sinistra, The Great Betrayal, sostiene, è un po' l'accusa. L'altro, più recente, è la difesa. Professore emerito di chimica, nel 92 proprio, ha scritto che una prospettiva storica rivela che Cooking e Trimming in sé non offendono necessariamente la scienza. Al contrario, nelle mani dei geni, insomma, possono avere anche una funzione positiva. Cerchiamo di capire il perché. Intanto, le osservazioni di Millikan, vedete, sono state ristudiate da fisici, come questo rappresentato nell'immagine, e vedete che c'è un diagramma sopra, che c'è una serie di punti. Allora, dal quaderno di laboratorio di Millikan sono stati tirati fuori i dati relativi alle varie gocce e si vede che quelle in bianco sono state tolte da Millikan, cioè i dati relativi ai cerchietti bianchi sono stati tolti dal computo finale per la carica dell'elettrone. La questione in sé non è apparsa rilevante, perché probabilmente, adesso non mi soffermo troppo, la questione è un po' complicata. Lui, per quanto riguarda anche la viscosità, usava una legge di Stokes che è leggermente complicata, insomma, che alcuni discutevano se si poteva o non si poteva applicare e così via. E lui ha preferito, diciamo, fare delle scelte escludendo quei risultati che a parer suo non erano attendibili, insomma. E quello però che gli venne rimproverato è una cosa alla quale gli americani fanno caso parecchio. Cioè, lui diceva di aver inserito i dati di tutte le gocce d'olio. Quindi, invece non è vero. Ecco, quindi è più criticato per questa bugia che per il resto. Succede a volte in America, no? Il presidente americano è un presidente che mente, insomma, fa una brutta fine in genere, no? Come in Italia. Però, insomma, capite, il discorso è questo. Il discorso è questo. Ecco, non era poi chiaramente uno stinco di santo. Lui aveva un dottorando e allora lui disse, va bene, adesso. E sembra che sia stato lui, a pensare a questa cosa delle gocce d'olio, eccetera, eccetera, no? Era già stata individuata da altri, ma lui la perfezionò. Tuttavia,
Millikan sapeva che la misura a 10 della carica dell'elettrone poteva stabilire la sua reputazione. E allora disse: qui ci dividiamo i meriti. Tu ti prendi il lavoro sul moto browniano, no? E io invece mi prendo quello sulla carica. Casi di dottorandi che vengono trattati in questa maniera, ce ne sono parecchi nel campo della storia della scienza. Evidentemente non possiamo vederli tutti qua. Andiamo nel campo più propriamente chimico. Nel 79, questo signore pubblica un articolo su una rivista importante di chimica organica, che è il Tetraedron, in cui sostieni di aver sintetizzato lo scheletro di questa sostanza che deriva da questa pianta, che forse pianta, sì, che penso conosciate. Nello stesso anno, il premio Nobel qui raffigurato dice, lancia l'allarme, dice, alt, qui prima di accettare come fatto, no, quel lavoro del tetraedron letter dello scheletro della conitina, bisogna verificare con esperimenti indipendenti che cosa? Che la sostanza venga fuori, che la sintesi funzioni. Purtroppo, un po' di tempo dopo, questo viene pubblicato un lavoro in cui si smentisce completamente quel risultato di sintesi organica. Un altro caso arcinoto, che riguarda la fisica, in particolare il campo dell'elettronica, arcinoto, c'è addirittura un libro dedicato in maniera esplicita a questo baldo giovanotto, ha sempre delle facce queste molto sicure di se stessi. Effettivamente succede così anche nella vita pratica, ma insomma, questi particolarmente mi pare che si diceva una volta sfacciati, non so se ancora si dice. In 24 mesi sforna 77 pubblicazioni. Era praticamente considerato un astro nascente delle nanotecnologie. Si occupava dei FET, cioè dei transistor ad effetto di campo. Il libro che riguarda la sua storia è interessantissimo perché pare che a un certo momento lui produceva questi transistor ad effetto di campo con uno strato monomolecolare organico in mezzo. Allora, praticamente quelli che non funzionavano li nascondeva nel cassetto. E praticamente lui lavorava alla Bell e praticamente se ne accorsero, insomma, anche perché lui lavorava molto da solo e parlava poco con gli altri, quasi niente. La Bell, voi sapete, è un colosso, non è che insomma, la cosa potesse restare nascosta per molto tempo. Viene costituita una commissione d'inchiesta con personaggi, diciamo, autorevoli. Il rapporto di questa commissione d'inchiesta sul lavoro di Shen lo si trova in rete, anche questo, chi vuole leggerlo, è di diverse pagine, e ci sono tutti i motivi per i quali, diciamo, questo personaggio è, tra virgolette, condannato. Condannato a cosa? Intanto deve ritrattare tutta una serie di lavori e poi praticamente viene licenziato dalla Bell. Ed era in odore di Nobel. Un altro caso che riguarda la chimica, in particolare la strutturistica chimica, è più recente, è dell'aprile 2010. Acta Cristallografica è una rivista che pubblica strutture di composti chimici di vario tipo. Allora,
fra il 2004 e il 2009, viene pubblicata una serie di articoli, sono 39, vengono ritrattati nel numero nel volume 66, parte 4, aprile 2010. Praticamente questi cosa facevano? Sapete che una struttura si fa, adesso semplifico molto, si fa i raggi X, si fa i raggi X. Allora, con calcoli molto complicati, ovviamente. Ecco, l'autore della frode cosa faceva? L'autore della frode sostituiva magari un atomo di nickel a un atomo di ferro nella struttura e poi pubblicava i dati come se fosse una struttura nuova che aveva fatto lui. Figuriamoci con tutte le strutture che vengono pubblicate. E con la complicazione enorme di questi calcoli, che andava, se non era proprio uno che aveva un interesse specifico su quel composto, chi è che andava a controllare se era effettivamente una struttura nuova o no? E diciamo, la ritrattazione è venuta dopo che l'acta cristallografica ha messo a punto un programma di calcolo che riesce ad individuare questo tipo di sostituzione fraudolenta di un atomo con un altro. Ecco, Babbage trascurava una frode che è un po' in crescita, il plagio. Questo indiano, pubblica 70 articoli fra il 2004 e il 2007, e a un certo momento fu la stessa università di provenienza che avviò un'indagine e praticamente questo copiava pari pari gli articoli di altri. Se voi guardate quest'altro caso, guardate le due colonne, questi sono, guardate la spudoratezza, questi sono due articoli di differenti autori. Questi sono i testi a confronto. Allora, addirittura il suo livello di sfacciataggine arrivò al punto che ne copiò uno prima della pubblicazione, evidentemente da un collega. Quindi plagio, sì, frode, sì, ma sempre più strumenti per individuare il tipo di frode. Questo è un programma naturalmente che serve a scoprire il plagio. Devo dire che questo succede anche negli studi, dagli studenti, no? Nelle tesi e così via. Ecco, io stesso ricordo di aver visto delle tesi, degli elaborati in cui insomma c'erano dei passaggi che mi sembravano troppo professionali per essere farina del sacco dell'individuo che li aveva sottoposti, bastava mettere in Google, diciamo così, alcune parole e saltava fuori esattamente la stessa cosa. Poi c'è il déjà vu, di cui forse avete parlato, dove si trovano, naturalmente se uno guarda il nome dell'autore, trova suoi lavori molto simili. Molto simili. Io sono andato a dare un'occhiata, ho trovato anche qualche lavoro di qualche collega, perché esiste il plagio che consiste nel copiare gli altri, no? Quindi nell'attribuirsi meriti che non si hanno. Poi esiste una specie di plagio da se stessi, che consiste nel ripetere, magari cambiando qualche virgola, un titolo o qualcosina così da poco, insomma, i propri lavori per moltiplicarli. E una cosa molto interessante, e purtroppo qui Babbage all'epoca non aveva questi mezzi, è quello delle immagini, dell'alterazione delle immagini. Ecco, allora, guardate questa che ho trovato da poco. Allora, questa è un'immagine al TEM di
nano-rods, no? Nano-bastoncini, diciamo, di grafite, mi pare. O d'oro, forse, ma non ha importanza, insomma. Allora, questa è l'immagine, diciamo, originale. Se si va, allora, questi vedete, hanno tutti, sono bastoncini che formano tra loro un certo angolo. Questi autori sostenevano di essere riusciti a realizzare degli accoppiamenti sempre con lo stesso angolo. Allora, se voi guardate l'immagine ingrandita, vedete che lo sfondo del bastoncino è diverso dallo sfondo, non so se si vede da lì, ecco, è diverso dallo sfondo generale. Quindi praticamente queste sono due immagini sovrapposte, capito? Come ritagliate e sovrapposte. Vedete, qui si vede bene, vedete qua che fa questo angolo. Ecco, il lavoro viene pubblicato su Nanoletter del 2013, in agosto. Si accorgono che avevano pubblicato qualcosa che non andava. Questo se andate in rete trovate anche l'intervista con quello che vi spiega tutta la storia. Ma e dopo la frode, come si vive quando vi scoprono? Non si vive tanto bene. E anche quando c'è il dubbio. Comincia a scricchiolare, come dice il nostro capo, qualcosa. Perché, come nelle persone, nei lavori scientifici, quando c'è il dubbio, insomma, si è a disagio. Allora, dopo la frode, però, io ho saltato una diapositiva che avevo messo in una versione precedente, poi pensavo di non fare in tempo. Intanto, prima di tutto, bisogna dire una cosa, cioè che c'è della gente che compie delle frodi, viene individuata, ma continua a lavorare in certe istituzioni. E magari fa pure carriera, lo stesso. Poi invece ci sono quelli che magari si pongono il problema in altro modo. E purtroppo oggigiorno, che se fai una cosa va a finire in rete e ci resta per 20 anni, anche quando tu hai scontato la pena. E vai su Google e trovi il tuo nome ricordato per una trasgressione, diciamo, di 20 anni fa. Insomma, puoi trovarti in serie difficoltà. Quindi, insomma, conclusione, è meglio comportarsi sempre da persone oneste. Ecco. Io anni fa, parlando con un collega più anziano di me, parlando di questo, devo dire che in campo chimico specialmente non c'è una gran sensibilità per questo problema e non c'era neppure, e naturalmente 20 anni fa manco. In campo medico mi pare che il discorso sia un po' diverso, ma nel nostro campo io ricordo benissimo un nostro professore che diceva: guardi, secondo me, lui diceva, secondo me il problema non esiste. Perché se il lavoro è rilevante, le persone vanno subito a cercare di ripeterlo e viene scoperto. Se invece non è rilevante il lavoro, la frode, insomma, tutto viene ignorato. Però intanto l'Anvur forse conta, conta e guarda le mediane, insomma, non può andare a ripetere tutti i lavori scientifici fatti da una persona. Allora, da un lato si ritiene che sia una questione prioritaria, specialmente nella moderna biomedicina, quindi benvenuta questa iniziativa, e che danneggi direttamente, questo è uno scienziato. Diversi libri sulla figura dello scienziato che danneggi direttamente la pubblica opinione. Dall'altro si sostiene che i risultati disonesti, come quelli sbagliati, vengano alla fine eliminati dal normale operato della cultura scientifica. Ci vogliono nuove norme, tutta la discussione avrete parlato in questi giorni, no?
della votazione fra pari, eccetera, eccetera. Ecco, indubbiamente ci vuole una riforma di questo sistema, però insomma, in fondo un sano scetticismo aiuta sempre a difendersi. Ecco, io ho finito, spero che non facciate come questi studenti e niente, vi auguro buon proseguimento.